Capitolo Roma, Garcia, Blanc, Mancini, Bielsa, chi la spunterà alla fine? Chi si siederà sulla panchina giallorossa? Guarda, io a Roma vedo una situazione caotica, una situazione molto complicata, una situazione in cui se mi metto nei panni dei tifosi davvero mi viene i brividi, perché la Roma è una roba seria, la Roma è sicuramente Roma è una città complicatissima per questo. E questo lo riconosco, talvolta le responsabilità sono molto più, secondo me, del popolo che della società. Sono state, oggi no, oggi no. Oggi si devono mettere nella condizione di ripristinare un po' tutto, di ricreare i presupposti, di restituire a questa gente questa immensa, enorme, infinita, grandissima società che io, giustamente, secondo me, da amante del calcio, voglio e devo sottolineare, però noto anche delle crepe incredibili, una destabilità. È un equilibrio che è scomparso, un caos totale, delle responsabilità che non si sa più di chi sono se non di Walter Sabatini, che è un amico e che è una persona che sa veramente come si fa questo lavoro, però talvolta certi dirigenti, certe figure non vengono messe nelle condizioni adatte. Io questo lavoro l'ho fatto per passione e mi sono trovato in uno studio, grazie a Moreno Roggi, che è la persona che mi ha voluto e lanciato, e mi sono trovato in studio con il mio tavolo, la mia scrivania accanto a quella di un ragazzino, di un ragazzo all'inizio, che si chiamava Franco Baldini. Ne è nato un rapporto fraterno, sono stato in Spagna quasi 4 anni per lui, abbiamo un rapporto che va oltre qualsiasi genere di professione o altro. Non ho mai conosciuto nella mia vita un dirigente più forte, più bravo, più intelligente, più geniale, più per bene anche come persona di quest'uomo qui, che oggi si è preso tutte le sue responsabilità, a cui è stato dato un incarico di lavorare sull'immagine di una nuova Roma. Penso che il lavoro sia stato fatto adeguatamente. Sotto l'aspetto tecnico sono stati acquistati dei grandissimi calciatori. Franco ha avuto la responsabilità di scegliere l'allenatore e in quello ha fatto evidentemente degli errori, anche grossi. Oggi si dovrebbe ripartire serenamente, tranquillamente, ma non vedo le basi, vedo un malcontento giustissimo e giustificatissimo generale a Roma, e questa sconfitta in Coppa Italia è stata una legnata tremenda, e per cui lì o si mettono nella condizione di tornare a essere loro, oppure questa è una società che per il futuro vedo veramente in grandissima difficoltà. Oggi dovessi farti un nome di un allenatore, i nomi che circolano li conoscete bene, non penso che si vada tanto oltre da questi, non penso che Roberto Mancini possa essere una soluzione, benché conoscendolo posso anche pensare che, essendo così tanto amante del calcio e così tanta persona per bene, io penso che potrebbe anche accettare dal laziale non tifoso ma di sangue, perché ha avuto un'esperienza infinita, no? Lunga, coinvolgente, meravigliosa. Non penso che sia condizionante per lui questo, però oggi accettare un'offerta alla Roma e mettersi in questo genere di progetto può essere anche un rischio, io lo dico serenamente, può essere anche un rischio oggi. Io ribadisco, amo il pallone, sono tifosissimo, malato di sangue, chiaramente, della squadra che rappresenta la mia città, che è la Fiorentina, però non faccio fatica a riconoscere i meriti talvolta o il prestigio, la tradizione. Insomma, la Roma, di fronte alla Roma, sinceramente un po' tutti dobbiamo anche saper riconoscere certi valori e certi spessori. Per chiudere, la grande sorpresa di mercato secondo Bernardo Provarone, quale potrà essere? Questa è una domanda pesa però, Questa è una domanda La pesa. sorpresa. Ho capito, però se me lo dicevi prima ci pensavo, ti facevo anche uno. La grande sorpresa, operazione di mercato potrebbe essere, guarda, qualche giorno fa avevo la sensazione che davvero potesse esserci una possibilità perché Thiago Silva potesse tornare al Milan, perché certe voci me lo facevano pensare. Oggi no, oggi potrebbe essere per me, che non è una sorpresa per voi perché potrebbe essere super annunciata, lo sarebbe per me perché continua a esserlo dentro di me, che sono scetticissimo su questa operazione, Mario Gomez alla Fiorentina, per me sarebbe una sorpresa calcistica, non uno scoop che io ti sto dando, assolutamente.
Altrimenti un giocatore che può essere Luka Modric del Madrid, che secondo me in questo momento fra Roma, fra Inter e fra, no, Juventus meno, Roma e Inter potrebbe essere per esempio una soluzione che potrebbe essere un sorpresone. Però una squadra che oggi secondo me può fare una grandissima sorpresa, un gran colpo, un botto che magari tutti non si aspettano, secondo me è il Napoli. Napoli è la squadra ad oggi, secondo me, che può fare un acquisto, fra virgolette, sconvolgente. Nome? Non te lo dirò mai. Un indizio? No, Sud America. Sud America.